Mario Rabbids Sparks of Hope, oggi insieme a Elisa. Ciao. Doveroso, perché lei mi ha consumato il precedente capitolo di questa ormai amatissima serie, che ha un pezzo d'Italia perché è sviluppata da Ubisoft Milan, ma non vogliamo che questo ci condizioni nel giudizio. Esatto. Saremo integerrimi, esatto, severissimi, perché bisogna farlo. Perché nonostante sia contenti, ovviamente, se il gioco dovesse avere grande successo. Yeah. Allora, titolo che dovrebbe essere in forte continuità con il precedente. Sì. Ma con anche qualche spunto in più. Qualche sorpresina, ha un profumo diverso. Quindi io andrei, così lo scopriamo e vediamo che cosa ci offre di nuovo. Chissà, Mario, in che vesti lo troveremo? In desabignè, come diceva quello. Sotto la doccia. Carino. È lì che si lava. Oh. Rieccoci al castello. C'era una volta. Nel castello di Peach. Tutti i Rabbids tranquilli che facevano i giardinieri. Esatto. Un po' così, sbadati. Quello e si spiaccica. Io ne voglio almeno due. Veri, reali. Oh. Allora. Allora, vedete il mio bello sollievo? Benissimo. I Rabbids sono iperattivi. Qualcuno ha deciso di riposizionare la salopette di Rabbid. Si sono fottuti la salopette di Mario, Rabbid. E lui? Cosa fa là dietro? Fa il guardone. Esatto. A Rabbid Mario, Bene. Cerchiamo sugli alberi o tra i cespugli? Ma ci mancherebbe altro, mia adorata principessa. Lo consideri fatto. Vabbè, ma qua. Con sto giardino enorme che si ritrova. Allora. Sarà sicuramente in cima a un cespuglio o a un albero. Dice che c'hai l'albero che fa soldi. Loro ce l'hanno. Oh, qua mica abbiamo l'albero dei soldi. No, in realtà sì. Ma poi se riscuoti due. Vedete. Dai il tempo dei fiori a sti soldi, quante ne vuoi? Vabbè, no, qui no. Ah, hai visto, carino, hanno fatto che il, bellissimo. Il tunnel. A livello di cura dei dettagli. No, il tunnel, il tubo, quello dei Mario. Il tubone. Il tubone, quello il tubone. Dove si calava per livelli extra e non solo. Il tubone. Sì, anche per traffici illeciti. Mai visti, però, si è degnato di non farli mai vedere. Si vociferava di uno spaccio di funghetti, ma non si è mai capito se fossero voci oppure no. La rabbit lavatrice, come si chiamava? Non mi ricordo. Oh, in come glieli porta tutti? Siamo in modalità maggiordomo. Maggiorduomo. Era di là, eh. Ecco. Eccolo. Allora. Ta-da! Ora sì che si ragiona. È carino. Guarda i baffi poi. Sono manco finti. No! Ah, gli aveva nascosto Rabbid Luigi. Che carino. Gli aveva fatto lo scherzetto. Vabbè, ma quindi? Qui si passano le giornate rubandosi i vestiti. Tu lo sai cosa devi fare. Cos'è? Jersey Shore. Ti ho fregato la salopette. Anzi, che non fa vedere i muscoli. Tu lo sai cosa devi fare adesso. Per farmi un regalo. Al castello. Oh!
Mi ha riempito il castello di catrame. Non era catrame. Specie. Era peggio. Ma io cioè, volevo fare una cosa che non potremmo fare mai più. Rabbit Peach, ora ci facciamo una bella passeggiata sul dorso di questo affare e vedrai che ti raggiungeremo in un attimo. Come non detto, forse sarà meglio che ti preoccupi. Non sarà una passeggiata, ci sono dei nemici in arrivo. Mario, cerca un riparo. Non rimanere mai allo scoperto. Spostati da un riparo all'altro e attacca ogni volta che puoi. Lo sappiamo. Troppe volte abbiamo fatto. Allora. Let's go! È saltata la copertura. Io ci provo. Io me ne sarei andata, ma fai come te pare. C'hai due blaster, due colpi, sono entrambi vicini alla morte. Uno, Rino. E due, ti è alla John Wick. No, lisciato. Cosa mi chiami a fare se non mi ascolti? Hai ragione. Pensate prima di tutto a raggiungerla spostandovi sulla punta della coda della manta. Però diciamo che con questo tuo modo abbiamo fatto vedere un altro aspetto del gioco. Cioè, che se non lo sai giocare prendi le pizze, ecco, quello è il pelle. Che se ci si espone troppo. Frittatona per tutti. Esatto. Allora, i punti deboli della manta. Rabbit Peach, sei salva nonostante la misteriosa malefica energia che ha sabotato le nostre armi. Neutralizzare le nostre armi? Possiamo sempre sfruttare la scivolata. Ci ha già risolto le cose un sacco di volte. Sì, condivido. Con la scivolata possiamo staccare quelle specie di uova e una volta prese puoi lanciarle dritte verso quelle protuberanze occhiose, il punto debole della creatura. Dai, giù. Vado. Allora. Beccate questa. Alla burina? No, no, no. Posso fare mettiti, niente? Ecco, appiccicato lì. Io eseguo. Stessa cosa. Ecco. A parte che... No, io starei al primo. Più che al secondo, ecco. Ma tanto sempre esposto sono. Sì, ma lì sei più esposto. Se ti colpisce stando al primo... No, non sono esposto perché devo proteggermi da lui. Sono un pirla oggi. Sono in modalità super pirla. Ma non m'ascolti proprio. E per farlo serve l'efficacia dei salti team. A cosa siamo arrivati? Allora, il salto team. Sì, praticamente salti su un altro sì, sì, no, gruppo. Gruppo? No. No, non ci arriva. Sì, salto arriva. Team, salto team. Salto team! Mi sono suicidato, no. Che?
Oggi sembra incapace di intendere di volere. Ma che poi c'è da dire che spesso... È vero che è una vita che non c'è gioco, però... Sì, sì, però mi hai dato una grande mano nel superare dei livelli che io non sarei mai riuscito a superare. Dovevo semplicemente fregarmene del tizio e andare direttamente all'uovo. Ecco l'errore. Banalmente. L'errore. Vabbè. Sì, sì. Ho commesso un grave errore. Continua a sparare. Sull'uovo. Ecco. Bella mossa. Perché in una battaglia devi sempre tenere a mente il nemico più che gli altri. Anche in fase di progressione. Esatto. È il nostro bonus. Ripara tutto e esatto. Magari cura anche noi. E tutto fare. Tutto fare. Stellina tutto fare. Questa è un po' più tostarella. Perché ci sono blocchi, immagino. Possiamo cercare un riparo, mirare e attaccare quei nemici. Ricordatevi che in questa dimensione le cose funzionano in modo diverso. Non ci si può spostare dopo aver attaccato. Vabbè, prima ci si sposta e poi si colpisce. Quindi, secondo me i vari blocchi cambiano in base al colore. Quindi magari quello tutto viola è più resistente, esatto, o meno resistente. O viceversa, esatto. E... Non si capisce il materiale. Ma se volessi insistere su uno con due colpi? Sì, sì, sì. Anche. Almeno te lo levi subito di mezzo. Sempre se lo prende. Okay. Spesso toppa e magari prende... Scopriamo che cosa fanno questi blocchi. Bravo. Bel colpo. Rilasciano anche. Vabbè, dovremmo riuscire a... Sì. È un fenomeno lei, eh. Una bella arma. Ale. È l'ipnorospo! Sa. Quello di Futurama! Ah, ecco! Adesso passa verso il Bo! Ok, ora ci sono anche il trio funghetto, che ce n'è uno pronto a caricarci, tra l'altro. Si chiama Power Stello! Quello è vero, è corsa! Siamo fuggiti, ma continuerà a darci la caccia! Anche da questa distanza i valori di questa corsa vanno ben oltre le mie capacità di analisi. Ah, ecco, può potenziare gli attacchi di Mario. Il mio aiuto può essere fondamentale. Mario, vediamo cosa puoi fare con questo potere. E a proposito di capacità... Non scordatevi di utilizzare le vostre tecniche. Sono piuttosto convinto che vi torneranno utili. Se non me le sblocchi.
Adesso me le ha sbloccate, le uso. Here we go. Allora, scivolata, salto team. Vabbè, io devo... Vista dell'eroe, quando un avversario raggiunge una... Quando un avversario raggiungibile dall'attacco e in linea di tiro dell'eroe si muove, subisce 100% danni. Vabbè, questo... Ok, il Power Stello Turbo carica tutti gli alleati raggiunti dall'effetto infliggono il 20% di danno in più con gli attacchi e le abilità di movimento. La metto? Ma! Ok. Di russo? È andata bene. Sono un pirla, potevo scivolargli addosso. Vedi che oggi sono particolarmente pirla. Vabbè. Devi prenderci qua. Allora aspetta, io colpirei quello là che non ha, che non ha la copertura. Bravo. Ci è un po'... Giovane Padawan. Mi sei piaciuta. Ok. Poi passerei al primo. E poi abbiamo finito. E poi tre... Ah. Vabbè. Vediamo che fanno. Tanto più di un tot non vanno, ecco. Sono ipnotizzati, ma pur sempre rincoglioniti e limitati nel loro... Carini. Ecco, sì, dovresti mettere a riparo... Poi io vengo dalla scuola di XCOM e non si direbbe per come sto giocando oggi, ma... Siamo a fine giornata e siamo un po' lessi, tutti e due. Diciamo la verità, dai. È stato complicato, è stato. E direi che si vede. Allora, sposta lei da lì e la metterei, gli vai di rimbalzata a lui e poi ti metti qui. Allora aspetta. No, meglio. Faccio il salto team. Perché? Ah, lo vuoi spostare più giù. Mi lancio fuori dal... No. Scusa. Nasconditi là. Facciamo così. Saltagli sopra, aspetta. Lo scivolo. E poi te li nascondi lì. E lo finisco. E gli spari, vai. E lei... La facciamo scivolare. Lei me la fai scivolare. Possono fare tutte e due? No, neanche l'altro. Poi la mettiamo qua in copertura. E poi gli spari a questo. Pum pum pum. Bene. Si può andare avanti? Tanto questi non ci arrivano, mi sa. No, ci arrivano. Hai chiamato, io. Il trio funghetto. Tanto sei rimasto solo. Mario le sta prendendo, però. Scivola sui tre, ok. E ti metti qua. Qua dietro. Ecco. Tanto lei può... No, non troppo. Che dovevi... Tanto lei c'ha qualcosa... Ah! Che... Fai il salto di me con Mario, va? Che si allontana. Salto di Imma? Saltagli sopra. Parti proprio vicino, fregatene. Ecco. Per te è finita. Coso buffo. Coso buffo. Col cappuccio. Yeah! Carina. Lei è molto diva. Astro schegge. È molto diva e se la tira. Si fa sempre i selfie. Hanno gli cadono i baffi. Comunque c'ha sempre un'atmosfera sta serie. Però ci è mancato poco che non gli cascassero. Sì, è meravigliosa. Benvenuto Mario, benvenuta Rabbit Peach. È un sollievo vedervi tutti interi. Siete essenziali per la riuscita della missione. Buongiorno, A me non ci pensi? Sono quello che ti ha creata. Sono sopravvissuto anch'io.
Apprezzabile, ma il tuo apporto alla riuscita della missione è inferiore del 31,73213%. Non badate all'arroganza di Gini. È la nuova intelligenza artificiale dell'astronave e ha preso coscienza di sé solo ieri. Ha ancora un evidente bisogno di essere tarata, ma considerata la situazione di totale emergenza, ho preferito... Ehi, piccolino! Ma quanto sei scintilloso! Io lo amo a lui, a Rabbit Luigi. Curioso. Pare che questa creatura sia in egual parte Rabbit e Spavellotto, il che lo rende un'eccellente fonte di energia. Ho idea che altre creature simili siano diffuse in tutta la galassia, per quanto mi sia impossibile determinare un numero esatto al momento. Rosalinda non lo avrebbe mai permesso, eh? In effetti. Sembra un operaio di 60 anni. Rabbit Mario. Travestito con le orecchie. Esatto, che fa il cosplayer per il figlio. Cursa sta conquistando la galassia utilizzando un'energia chiamata Oscutiferio. Oscutiferio! Non t'azzardare, sa? Che fa scoppiare lo Scutiferio! Sono riuscita a individuare l'origine dell'energia, la fortezza di Cursa. Ma perché ogni volta che giochiamo a roba Nintendo facciamo sta fine? Io Ma noi facciamo sempre sta fine, anche quando guardiamo Yoru. Ci prende una stupidera paurosa. Sì. Per raggiungere la fortezza dalla nostra posizione, la nostra astronave impiegherebbe un'eternità. Ad ogni modo, sfruttando l'energia di Oscutiferio purificata, possiamo creare dei teletrasporti e di fatto annullare le distanze. Oscutiferio purificato? Maremma Oscutiferiata, eh? Esatto, stavo proprio per dirlo io. Ora però dobbiamo capire come chiamare questi affari. Sbrilli, vi piace? Bello. Sbrilli? Bello. Spark. Ma sicuri? Cioè, rimanendo obiettivi, direi che sbrilli è davvero perfetto, no? Ma perché lo sottolinea quando lo dice? Sbrilli! Il pianeta più vicino è Spiaggia Luminosa. Lì lo Scutiferio si è già diffuso. Impossibile dire fino a che punto, però. Ti prego, Gini, non siamo di certo alla prima avventura noi. Posso già intuire che il livello di difficoltà di questa missione... No, ma quale esigente? Esigente, ma quale esigente? Esigente. Fatti... Fidate! Ma perché? Fatti guidare! Ma facciamo normale! Ma fatti guidare! Ma facciamo... Dai, va bene, dai! Naturalmente mi riservo il diritto di cambiare idea in qualunque momento. Ecco. Così quando giochi tu metti esigente, quando giochi io mettiamo normale. Ah, mi sei fifone! Detto questo, con gli sbrilli dalla nostra, le cose saranno un po' meno complicate. Mi era parso che fossimo d'accordo per Spark. Va bene! Quello che conta è che ci aiuteranno! Dunque, adesso che Cursa sa che stanno dalla nostra parte, ci penserà due volte prima di attaccarci. A Cursa, vabbè che vai di Cursa, però. Stavo contando i minuti, prima che... Già la sapevi? L'hai pensato anche te, però. Ho bisogno dell'energia di quell'operatore! Basta, sono la gola, ma... La salutiamo. Ma vai, Anni. Ubisoft Milan, se mi vuoi come doppiatore per il prossimo Mario Rabbids, io ci Ti sono. Prego. Andiamo a andare sulle spiagge, tutto scuro, poi niente. C'è lo Scusiferio, oh. Ma no, è tutto piovoso, umidiccio. E quando avremo Guarda, che quando brutto. Avremo ripulito lo Scusiferio, vedrai che sole poi. Ma poverino, nessuno può prendere il sole. Si può proprio Luke Skywalker. Questo frangente, esatto. Vai. Oh,
sa che ci volevano un paio di stivali per la viola. Carino. È barboso. Augi, Augi. Smettila, siamo eroi noi, mica turisti qualsiasi. Eroi? Esattamente quello. Per tutte le crostate alla banana. Boh, è crostata alla banana. Sì, a parole due, Augi. Dai, che gli si inceppa la barba tra i denti. Quello lì. E dobbiamo eliminare quell'affare. Cosa è un tentacolo di Oscutiperio. Eliminandolo non solo annulleremo i suoi effetti sull'ecosistema, ma potremo purificare la sua energia di Oscutiperio e usarla per teletrasportarci alla nostra prossima destinazione. T'hai capì? T'hai capì? Vanno anche eliminate le pozze di Oscutiferio. Anche se non ci daranno energia di Oscutiferio purificata, sono piuttosto pericolose. Tutte melmose. Già che ci siamo. Ma che bello! La richiesta di Oghi non intralcerebbe la nostra missione. Ho anche rilevato la presenza di uno Spark nel villaggio. Potrebbe aiutarci. Vabbè. Spark? Ma perché? Insomma, siamo tutti qui e per quanto ne capisco, questo è un classico lavoro per due eroi. Escluso il sottoscritto, è chiaro. Dovrebbe essere una sciocchezza. Vediamo di concludere tutto prima che i miei nano-diodi si arrugginiscano. Siete con me? Io penso che tu, volendo, possa cambiare personaggio. Infatti. Di spalla. E prenderei Rabbit Mario, se sei d'accordo. Allora... registro missioni, le memorie, l'avanzamento. Skin per armi, cura di squadra. Vabbè, qui da tutte le linee. Allora, ragazzi, per il momento ci possiamo fermare qua. Fateci sapere se voleste vedere di più. Comunque arriveranno sicuramente approfondimenti nel prossimo futuro, in cui sarà presente pure lei, perché non giocheremo mai come in questo caso insieme. Ti ci vuole una mano, ti ci vuole, ci vuole una mano. E niente, ragazzi, un grazie a Ubisoft per la copia e noi ci vediamo alla prossima. Ma che ci fa un pollo sull'albero enorme? È una barzelletta a cui risponderemo la prossima volta.